tre? Buonasera a tutti. Nuovo audio. Buonasera. Prova 1, 2, 3, sì, buonasera, buonasera a tutti. Pala Sport di Siena. Sì. 1, 2, 3. Buonasera dal Palazzo Sport di Siena. Prova audio. Thank you.
C'era. Com'è il tuo nome? Teresa. Ah, Teresa. Mi date il via? Rob. Però io non sento il volume. Buonasera a tutti dal Palestra di Siena, si torna a giocare al Palestra in questa giornata di recupero della quinta giornata appunto del campionato Serie A Beretta tra la Ego Handball Siena e l'Alperia Merano. Io saluto la mia spalla di questa sera, è un onore per me avere accanto Massimiliano Bardini, nonché responsabile del Beach Handball. Buonasera Massimiliano. Ti ringrazio, buonasera a tutti. Allora andiamo a vedere le formazioni delle due squadre partendo per ospitalità appunto dall'Alperia Merano con numero 24 Aaron Durswalder. Io mi scuso per gli ascoltatori se farò qualche errore di pronuncia. Alex Freund con il numero 4, Andreas Stricker col numero 11, col numero 23 Bogdan Petricevic, con numero 30 Dragan Glisic, numero 22 Felix Freund, con numero 12 Jan Christenel, numero 18 Leo Prantner e poi il numero 16 Lorenzo Martelli, con numero 8 Lorenzo Nocelli, con numero 9 Luca Visentin, con numero 39 Lucas Stricker, il numero 18 Max Prantner, numero 38 scusate Nathan Guy, numero 21 Oliver Martini, numero 7 Tommaso Romero.
quanto riguarda i padroni di casa, con il numero 25 Pablo Marrocchi, il numero 20 Felipe Luis Gaeta, il numero 7 Raul Bargelli, il numero 11 Umberto Bronzo, con il numero 10 Krejnik Casa, con il numero 23 Cristian Gugino, con il numero 6 David Galliano, con il numero 1 Alessandro Leban, con il numero 16 Giovanni Pavani, con il numero 9 Filippo Passini, con il numero 14 Lorenzo Senesi, con il numero 5 Michele Buffoli e con il numero 19 Vozidar Nikocevic. Massimiliano, ti faccio una domanda così al volo, che partita ti aspetti? Ma sicuramente questa è una gran bella partita, che sono due squadre molto forti, sono tutte e due al centro della classifica, ma alcune partite sono da recuperare per via del Covid. Quindi mi aspetto una partita combattuta, credo che tutte e due facciano e organizzino il progetto sui giovani, quindi quando si parla di giovani hanno sempre ragione. Sì. Siena per Siena è importantissima, perché poi avrà tre partite da recuperare, 11 punti, e qualora le vincesse tutte e tre, io prima ho parlato con il presentissimo, sarebbe nei primi posti della classifica. Merano 10 con due partite da recuperare, ma anche loro vogliono vendercare la pelle. Esattamente, Alpera Merano, che tra l'altro aveva fatto un inizio, diciamo, non proprio fortunato, non aveva giocato, aveva assaltato molte partite, poi però le ha recuperate strada facendo, tant'è vero che adesso in realtà è il Siena, insieme al Pressano, che ne ha giocate soltanto 7, ad aver giocato meno partite rispetto alle altre. Il Siena arriva da un momento, diciamo, un po' di difficoltà, se così si può dire, perché ha perso due partite di seguito in European Cup, ha perso anche contro il Pressano sabato scorso, invece l'Alpera Merano arriva da un momento abbastanza positivo, arriva da una vittoria tra l'altro molto netta di sabato scorso contro Fondi, dove ha vinto in casa giocando appunto a Merano 33-24. Beh, diciamo che con Pressano è sempre difficile giocare, quindi perdere ci può stare. Comunque inizia la partita. Inizia la partita. Godiamocela e parliamo e facciamo, diciamo, ascoltare ai nostri, a chi ci sta seguendo in diretta qui su Eleven Sport, il recupero di quinta giornata del campionato di Serie A Beretta, alla vostra sinistra dei vostri schermi in maglia bianco-nero, diciamo, il Siena, e maglia bianca l'Alperia Merano, che in questo momento è in fase di attacco con Petricevic. Io mi sono già scusata a chi ci sta ascoltando per la pronuncia dei nomi, perché, diciamo, quelli dell'Ego sono più facili da pronunciare. Ed ecco la prima rete dell'Alperia Merano. Grandissimo gol di Max. Bravissimo. Cambio di direzione all'angolino. Lo tracambia ancora Siena. Stesso cambio di direzione. Insomma, rompono subito il ghiaccio entrambe le formazioni. Ecco, abbiamo visto il gol, il secondo gol dell'Alperia Merano. 1-2 qui al Palestra. Siena con calma organizza la fase di attacco. Nikocevic per casa, poi Marrocchi. Bronzo, il scarico per Raul Bargelli, che però trova le mani di un pronto Martelli, giusto? Martelli. Sì, giusto. Il fallo, l'Alperia Merano in attacco sempre con Petricevic. Sticker per Petricevic. Questo qui è Max. E quell'altro da giù è Leo. Thank you.
sempre Petricevic per Sticker in elevazione, che trova però la mano di Giovanni Pavani. Non mi sento. Ora sì, scusate, abbiamo qualche problema di voce. Il Lego in attacco con Nikocevic, si fa vedere Raul Bargelli, poi Marrocchi ancora per Nikocevic, che scarica, ma braccio del passivo era già alzato, e allora riparte per l'Alperia Merano 1-2 intanto qui al Palestra, con Stricker per Visentin. Grandissimo gol, un incrocio di palle. E di Alex Freund. Era Freund, sì, scusate, mi correggo. Bravissimo ragazzo e grandissimo tecnico. Classe 2000. Quindi dicevi prima anche, insomma, l'Alperia Merano sta facendo un discorso, diciamo, improntato sui giovani, sì, quindi sicuramente un discorso a lungo termine, o quello che... Certamente. Intanto il gol in elevazione di Nico Casa, il numero 10 bianconero, ha vissuto, diciamo, partite migliori rispetto a quelle, le ultime tre. Ora ha iniziato abbastanza bene, abbiamo visto anche la lotta per il possesso palla e poi il gol in capriola dell'ala destra del Siena di Umberto Bronzo, 3-3. La risposta, ci prova Alperia Merano, ci prova Petricevic. Ma... fallo su 6 metri. Peccato, perché Pavani ha fatto una bellissima parata. Giovanni Pavani e Alessandro Leban sono stati tra i protagonisti delle ultime partite della Ego Siena. Non so qua le hai... Esatto, questo dimostra e conferma che abbiamo due estremi difensori molto... stanno crescendo, sì, entrambi. Molto, molto forte. Non tutte si due, fanno... Certamente tutti e due hanno fatto tutta la gavetta dei nazionali giovanili. Quindi, insomma, sono già ragazzi che sono visti a livello nazionale importante, però certamente sono giovani, con l'esperienza comunque serve, però giocano già a ottimi livelli. Assolutamente sì, e ancora la Ego Siena, ancora Nico Casa in elevazione, questa volta però bloccato dal muro della difesa, e quindi si riparte l'Alperia Merano. E la rete stupenda di Prantner, di Max Prantner. Tre a quattro per l'Alperia Merano. Per ora diciamo che gli attacchi sono stati più bravi delle difese. Abbiamo visto molti gol in penetrazione. Ecco, la difesa è uno dei punti deboli, a quanto dice e ribadisce anche lo stesso Branko Dumnic. Tra i problemi della Ego, intanto arriva qui il gol del numero 25 in maglia bianconera, Pablo Marrocchi, che sorprende Martelli. Petricevic, lo scarico per Prantner, ma Nikocevic combatte per evitare appunto che Prantner si impossessi del pallone. Il possesso però rimane all'Alperia Merano, ancora in fase di attacco. Si riparte da Sticker. Petricevic, ancora Sticker, l'incrocio dei due, poi Prantner, ancora Sticker, Petricevic. E ci prova Freund, ma ci prova a metterlo sotto le gambe di Pavani. Bellissimo.
grandissima occasione per quanto riguarda il Merano. Purtroppo Alex quando schiaccia spesso ha sfortuna. Anche alle Olimpiadi, l'ultimo rigore l'ha schiacciato davanti a 5.000 persone e l'ha sbagliato. Parliamo di Beach, eh? Comunque, bellissima. Un'altra bellissima rete di Nico Casa. Porta in vantaggio il Siena 5-4. Qui un errore di comunicazione, Bronzo voleva rubare il pallone a Stricker ma non c'è riuscito, e ancora quindi l'Alperia Merano, Stricker per Petricevic, Prantner. Giro palla per organizzare un po' le idee. Si fa vedere Martini che intanto prova a dileguarsi dalla stretta di Nico Casa, intanto Stricker, Prantner, ancora Stricker per Petricevic, ma ancora Pavani non si fa trovare impreparato, può ripartire la Eguen Bolsiena, lo fa da casa, bloccato in difesa. Ovviamente quando noi diciamo quando la difesa difende davvero, la pallamano diventa un po' più difficile, che non entri dentro i 6 metri ma sei costretto a tirare dai 9, come abbiamo visto prima per il Merano, e quindi il portiere ha più facilità, no? nel poter neutralizzare il tiro. Bargelli per Nikocevic, Marrocchi in elevazione, Martelli, e poi il gol di Bozidar Nikocevic. Cambi di direzione, Max. Bellissima questa azione. Mi lascio andare a questo commento spontaneo. Beh, abbiamo visto che è andata a interessare i due difensori e poi ha scaricato nel buco e Max si fa trovare pronto. Nel frattempo ci ha riprovato Nikocevic ad allungare le distanze, ma non c'è riuscito. Però l'Ego mantiene il possesso palla grazie a Passini. Intanto uno scambio di posizione tra Bronzo e Nikocevic, il numero 11 sale rispetto alla sua posizione normale, ora l'incrocio Nikocevic per casa e il tiro trova i piedi di Martelli. Bellissima parata questa, perché era proprio d'angolino. Ancora Max. L'arbitro dice che Pablo Barrocchi è stato troppo invadente sull'azione di Max Prantner. Nel frattempo c'è stato un cambio per la formazione di casa, è uscito Bozidar Nikocevic al suo posto col numero 23, Cristian Gugino. Diciamo che per ora Siena è più attaccato alle azioni di casa che al gioco di squadra, mentre Merano sfrutta Petrovic in suoi cambi di direzioni per scaricare spesso a Max. Comunque partita combattuta, 6-5. Ed ecco appunto Petricevic per Leo Prantner, ma è stato intuito dal Siena che è riuscito al contropiede, peccato per Filippo Passini che di solito non sbaglia mai questi tipi di tiri, e questa volta invece non le è andato bene. 6-5. C'è tanta energia in un ragazzino, lo chiamo ragazzino, classe 2000, Max Prantner. C'è molta molta energia in questo giocatore. È un giocatore di carattere, un giocatore che io amo molto, considero un po' un nipotino, perché con la nazionale di Beach abbiamo fatto 3 anni insieme,
quindi sono particolarmente legato a Max. So benissimo che ha grinta da vendere. Intanto ha segnato Petricevic il gol del pareggio 6-6. Ancora a casa, su di lui, tre uomini. Quando parte casa è difficile fermarlo, eh? Struttura fisica è importante. Eh sì. Branco approfitta di questi pochi secondi di pausa fino a quando viene, diciamo, asciugato il parquet per parlare proprio con il numero 10. Però non si sente. Si preannuncia una partita molto combattuta, vediamo cosa faranno entrambe le formazioni. Ancora 13 minuti, qui l'errore e l'intuizione della Pera Merano, che ne approfitta sempre con Leo Prantner. Pavani però era pronto a difendere la porta. È arrivato anche un po' stanco, braccato dai difensori. Petricevic, Prantner, il passaggio tra i due, la comunicazione, poi Stricker, l'incrocio. Stricker per Max Prantner e la rete del 6-7. Lì Branco deve mettere una pezza, perché sono entrati già troppe volte. Sì, esatto, non è la prima volta che ancora Max Leo riesce a trovare uno spazio, e questa volta è il gol del fratello Leo Prantner. 6-8, l'Alpera Merano va avanti di 2. Attacca Siena. Ora l'Ego deve stare attento a non... Sì, no, giustamente Branco chiede il time out, sì, perché l'Ego deve stare attenta a non lasciare troppo spazio all'Alperia Merano. Come abbiamo visto da quella parte, Max riesce sempre a trovare uno spazio. Anche perché è molto veloce, ottima spinta sulle gambe, quindi se parte in velocità non la prendi più. Ora in questo momento il time out servirà un po' a tranquillizzare gli animi, rimettere un po' sulla testa sulle cose che Branco in settimana gli aveva detto, e forse dovrebbe diluire anche un po', diciamo, parlo dell'ego, diluire i tiri. Hai detto prima, giusto, che si concentra forse troppo su casa il gioco, oppure... Ma sai, delle volte non è nemmeno una problematica di allenatore, delle volte un giocatore si sente in forma, si sente in serata, magari prova, fa i primi gol, quindi si sente carico e quindi prova più spesso lui. Certamente se tira sempre uno diventa più marcabile. Beh, certo, anche più prevedibile, quindi certo, marcabile, certo. 6-8 per chi si fosse collegato con noi solo adesso al 14° minuto qui al Palestra. 6-8 per l'Alperia Merano. Attacco guidato dai due fratelli Prantner. Sì, tutti e due gli attacchi stanno lavorando molto sui 9 metri, pochi passaggi al pivot. Abbiamo visto che Bargelli la prima, la seconda azione si era trovato subito libero e molte altre volte si era smarcato, però la palla non gli è arrivata, quindi dovrebbero anche curare questa fase, insomma. Iniziano il giro palla. Esatto, Nikocevic, Marrocchi, casa, che però sbaglia la comunicazione, voleva passarla a Marrocchi, ma l'intuizione dell'Alperia Merano riporta gli avversari in contropiede. Glisic ha recuperato la palla, ora dà spazio a Stricker. Il
frattempo un cambio anche per l'Alpera Merano, è entrato Visentin con il numero 9. Striker Petricevic per Striker, si fa vedere Prantner. E ancora Petricevic, Striker. Si alza il braccio del passivo. Lo scarico per Prantner, poi il gol. No, non è gol, peccato. Ha toccato la linea con... Ecco, vedi, un occhio attento ci vuole sempre. Qui l'errore di Raul Bargelli. Entrato forse in confusione il pivot bianconero. 6-8, sempre qui al palestra, la palla in mano a Nico Casa. Questi sono due minuti perché ha messo il braccio sul collo e quindi... Due minuti per Bogdan Petricevic. Si alzano i ritmi, diventano un po' più intensi. Sì, perché chi perde non ci vuole stare. E guardiamo... chi vince vuole allungarsi. Certo, no? Abbiamo Umberto Bronzo dolorante a terra. Sì, abbiamo Umberto Bronzo dolorante perché prima c'è stato un sfondamento, tra l'altro, dove non sono molto d'accordo, che correvano tutte e due insieme, quindi di solito si dà sfonda quando il difensore è fermo, invece stavano correndo tutte e due con verso la palla. Comunque, a parte questo, si è fatto male perché quando va in contrasto 80-90 kg in corsa, palla a mano, sicuramente non è un gioco da signorina. No. Però credo che abbia di più di quello che pensavamo, perché non si alza. Eh no, di solito non è uno che fa, diciamo, scena. Che fa scena, che si lamenta, quindi se rimane a terra vuol dire che si è fatto veramente male. Noi speriamo ovviamente di no, perché sarebbe un'importante perdita per l'ego. Intanto vedo che si scalda il capitano, quindi è probabile che Branco stia già pensando a qualche cambio. Probabilmente, se Bronzo non riuscirà a giocare, ci sta che Nikocevic giochi un po' più in basso, e lasciando quindi spazio a Gaeta. Certo, certamente. E per infatti ora... esce portato in braccio dagli altri. Credo sia il ginocchio, non si toccava, non sono riuscita a capire dove si sia fatto male. Vabbè, speriamo che con le visite del dottore fra una decina di minuti si rimetta in piedi. Speriamo. Anche perché è una mancanza importante per Siena, tutta la partita senza Umberto. Assolutamente sì. Questi istanti servono anche quasi sempre alla squadra, ai giocatori, per parlarsi fra di sé e darsi delle dritte, delle dritte, certo. Certamente, no? Nonché anche a riprendere un po' di fiato, certo. Perché diciamolo, ora l'hai detto prima, la pallamano è un gioco molto fisico, ma è anche molto veloce. Giocare poi 60 minuti e non è certo facile, visto, ne abbiamo parlato tante volte, il roster di Siena non è molto lungo, non dà, certo, grandi possibilità di cambi. Allora vediamo se riusciranno, 5 contro 6 e a pallamano diventa scienza, perché devi liberare un uomo. Quindi abbiamo visto il blocco del pivot sul primo, hanno scaricato sull'ala e sono andati al tiro. Che però non è andato a buon segno per Filippo Passini, questa volta trova le mani del numero 16 dell'Alpera Merano, il portiere Martelli. Peccato, un inizio non proprio positivo per l'ala del Siena. Sì, in effetti Siena ha sbagliato due o tre conclusioni davanti ai portieri semplici. Una di Raul Bargelli è anche molto, diciamo, esplicita.
Riparte l'Alpera Merano con Prantner bloccato da Casa e Marrocchi. Sì, molto difficile uno meno riuscire a trovare il buco della difesa. Ora l'ha chiamato l'arbitro, l'ha chiamato passivo. Riattaccano, tentano di scaricare. Bellissimo gol. Ha trovato una conclusione ottima da posizione difficilissima. Il gol di Luca Visentin porta l'Alpera Merano a più 3, 6 a 9. Diventa più pericolosa l'Alpera Merano qui al 17° minuto. Marrocchi, Nikocevic, lo scarico per Gaeta che gioca al posto di Umberto Bronze, poi il recupero di Nico Casa. E diciamo con una persona in più sono un po' lenti nel giro palla, perché non riescono mai a liberare l'uomo solo. Come abbiamo visto prima, l'ultimo passaggio gli è quasi scappato di mano e quindi non sono riusciti, diciamo, a tirare in maniera libera. Meno male per Siena che Nico ha trovato il pallone e l'ha messo in porta. 7 a 9, Nico Casa. Certamente Nico Casa. Sì. Riaccorcia, sì. Siamo abituati a chiamarli per nome. Però... Poi io te l'ho detto, la maggior parte di questi ragazzi li sono conoscerai, con me, certo. Passano certo. Mesi con me, con il Beach. Qualcuno ha fatto le Olimpiadi anche, uno dei primi atleti olimpici nella storia della pallamano, quindi abbiamo un legame forte. Immagina intanto il gol del numero 39 dell'Alpera Merano, Luca Stricker. 7 a 10, l'Alpera tiene sul più 3. Ora Siena in fase di attacco con Nikocevic che si volta poi per Casa. Marrocchi, la finta, prova a comunicare con Gugino ma non ce la fa. Capisce tutto Prantner, in contropiede, la rete di Leo Prantner. Brutta perché Siena ha perso 3 palle in attacco, che praticamente ha subito 3 gol e il divario sta tutto qui, le 3 palle in attacco sbagliate dai 6 metri e le 3 palle concesse, esatto, in contropiede. Lego ora deve cercare di ricucire lo strappo perché siamo 7 a 11. Si stava praticamente, diciamo, rifacendo la stessa cosa di prima, perché Leo Prantner stava già partendo per andare a recuperare il pallone in contropiede. Petricevic, Stricker. Petricevic prova ad entrare, trova. No, lo specchio della c'è. Porta, però non è gol. Questi 2 minuti non mi trovano convinto. Come mai? Perché non ho visto un fallo così cattivo da poter dare 2 minuti, insomma. Una chiusura su un taglio, su un buco del... Pallamano è anche un po' contatto, no? Beh, anche tanto. In inferiorità numerica per il momento. Siena deve mettere dentro, sennò diventa difficile la partita. Esatto. 5 sotto, 1 in meno. Ancora un errore però, diciamo, risolvibile tra Casa e Pablo Marrocchi. Poi Nikocevic, intanto si fa vedere Bargelli che chiede la palla, ma Casa prova il tiro. Bellissimo e trova la rete. Gol di Casa, ma è ancora troppo lento l'attacco. Se guardi, girano la palla molto lentamente, trovano sempre... Ora lui ha fatto un super gol saltando sopra il muro, ma dovrebbe giocare più veloce questa palla in attacco. Velocità che sicuramente caratterizza l'Alpera Merano, perché i due fratelli Brantley soprattutto sono, sì, qui, molto, molto veloci. Sì, qui Max ha tirato essendo sopra di 4, ma poteva aspettare. Più che altro poteva scalare verso i 2 e avrebbero portato l'ala sola, perché il pivot gli aveva fatto un blocco bellissimo.
vabbè, sopra di 4 si possono provare queste cose. 8-12, 21 minuti. Siena organizza la fase d'attacco con Casa, Marrocchi per Pasini, ancora Marrocchi. Bisogna fare attenzione a non perdere troppi palloni, perché è già successo altre volte e l'Alpera Merano ha punito. Qui il gol di Pablo Marrocchi. Sì, ancora un gol in elevazione sopra il muro, bellissimo gol, ma percentuale di difficoltà importante. Stricker per Prantner, ancora la comunicazione, il passaggio tra i due, si prova e trova il gol Stricker. 9-13. C'è Duminic che sta rimproverando il suo atleta. Parla con Gugino. Giustamente, quando l'attaccante di punta devi prendere prima, se aspetti che ti faccia il cambio di direzione non lo prendi più, perché lui parte in velocità e te sei fermo quasi. Un po' in difficoltà la Ego Siena in questa prima mezz'ora. 9-13, qui prova Marrocchi. Ancora una palla persa. Esatto, ancora un contropiede conquistato dall'Alpera Merano. Due minuti per Nico Casa. L'arbitro dice che è stato troppo falloso nei confronti di Prantner. Mi guardi, dovrei dire qualcosa sul fallo, ma spesso e volentieri il giudizio dell'arbitro mi trova un po' di parte inversa. I giocatori tendono sempre a non accettare questi falli qui come sì, sanzionabili, insomma. Sei più per il contatto, sei più per la no, è un contatto non cattivo, non l'ha preso per il collo. Max è più basso di Casa, certo. E quindi io credo se chiediamo anche a Max, nemmeno lui avrebbe dato due minuti, però ci sta nel gioco. Assolutamente sì, e ora l'Alpera Merano conduce la fase d'attacco con Stricker per Prantner. Non è gol perché l'allenatore Prantner aveva chiamato il time out. Aveva chiamato il time out, è vero, cioè, sì. Aveva visto un po' la squadra in difficoltà e quindi aveva chiamato il time out. Peccato per l'Alpera Merano. Certamente, peccato per il Merano che era riuscito a tirare. Certamente questo è un time out importante perché sono sopra di 4 a quasi poco sì, meno di 7 minuti alla fine. Chiaramente per un allenatore rimanere o aumentare certamente il vantaggio per andare poi all'intervallo, insomma, è importantissimo. Vediamo un po' Siena un po' abbattuta. Ma io credo Siena che deve leccarsi un po' le ferite, deve cercare un po' di forza, deve riprendere fiato. Ma io credo che Branco, che è un veramente un uomo dove il suo baluardo è la difesa, no? Magari questa problematica di allenamenti un po' saltati, un po' questo periodo un po' così, non riesca ancora a essere contento della sua difesa, che oggi abbiamo visto che spesso e volentieri, insomma, sono andati al tiro tranquilli per il Merano, come questo, sì, esatto, abbiamo visto, sì, ma poi è un passaggio anche visibile, insomma, schiacciato, niente di che. Nessuna difficoltà per Andrea Stricker a trovare uno spazio, poi però ci sono state le gambe, per fortuna per l'ego, di Giovanni Pavani. Niente da fare questa volta per Petricevic. Marrocchi si rialza subito.
un altro infortunio, non è quello che ci vuole per la Ego Handball Siena in questo momento. Ricordiamo che Umberto Bronzo è ancora fuori, quasi dolorante. Si è addirittura messo la tuta Umberto, mi sembra, sì. Sì. Non credo ce Zottica, la faccia. No, non, pensiamo che non riuscirà ad entrare in campo Umberto Bronzo, quindi finisce per lui la partita contro l'Alpera Merano. Manca 5 minuti e mezzo, questa è un'azione importantissima. Sono un po' in difficoltà perché un uomo in meno, anzi due uomini in meno. No, uno. Uno. Ce la siamo persi mentre guardavamo Bronzo. Gaeta, lo scarico per Nikocevic che non sbaglia. Intanto la risposta di Alperia Merano arriva subito e porta la firma di Vicentin. Sì, anche perché c'è stato un problema in difesa con un ragazzo che è uscito, sono rimasti in 5, quindi è andato al tiro tranquillamente l'ala del Merano. Alperia ancora avanti di 4. 10 a 14 Siena, Nikocevic, Marrocchi per casa, Marrocchi. Bello questo tiro di Pablo Marrocchi. Bellissimo. Striker, l'elevazione, il tiro di Prantner che però va fuori, troppo alto. Però attacca con più velocità. Lo vedi, la palla è più veloce, attacca con più velocità e sono più pericolosi. Dumini ci avrà molto da fare tra il primo e il secondo tempo perché per ora non ha marcia in più. Il tabellone conferma quello che dici, anche questo gol di Prantner sul secondo palo. Ovviamente sto parlando di Max Prantner, 11 a 15. Cambio in porta, entra Leban al posto di Giovanni Pavani. Non è un cambio di demerito questo, perché Giovanni ha parlato bene, ma delle volte l'allenatore cambia il portiere anche per dare una scossa. Certo. Per vedere se il portiere entra, fa l'impossibile. Arriva adesso dal tiro di potenza di Nico Casa, 12 a 15. Il numero 10 sicuramente rispetto al... Max non si tiene oggi. Velocissimo. Conquista falli, trova spazi in difesa, è sicuramente un giocatore di grande valore. Attacco ancora a Merano e ancora buco. Ma Alessandro Leban appena entrato, abbiamo visto l'urlo di entusiasmo. Vedi, per la quando parata. L'allenatore fa entrare il portiere per l'imparabile. Qui abbiamo visto un errore ancora di Pablo Marrocchi di passaggi. Il Siena spreca una possibilità, un'azione in attacco. Comunque la cosa confortante per Siena è che stiamo ancora 3 sotto, ma diciamo con tutti gli errori che ha fatto Siena in questo primo tempo non può solo che migliorare la partita. Assolutamente sì, poteva andare peggio, ma il fatto di stare sempre attaccato vuol dire che c'è possibilità di... certo. Petricevic, Striker troppo alto sulla traversa per il capitano. E quindi ancora Siena con Nikocevic che forza troppo il tiro, forse poteva aspettare che Marrocchi salisse un po', cercare di far girare il pallone. Ancora giro di palla del Siena, manca 1:20. Marrocchi. Forse troppa scena secondo l'arbitro da parte del numero 25 bianconero.
che voleva il fallo ma non c'è, e non solo, voleva anche due minuti, perché quando gli è andato via sul cambio di direzione l'ha preso. Con calma il Siena, Nikocevic, Casa, incrocio con il pivot Bargelli, intanto anche Nikocevic centrale, poi il tiro. È ancora un tiro forzato, manca 40 secondi alla fine del tempo. Casa. Sia Nikocevic che Casa vogliono andare al gol a sì, tutti i costi. Qui è stata fortunata Siena, perché la ribattuta del portiere ha picchiato la palla addosso a un difensore per terra. Ancora Casa, prova, stavolta è sfondamento. 12-15. L'arbitro chiama il fallo in sfondamento in attacco. Casa non è d'accordo, non sembra essere d'accordo con la decisione arbitrale, però ha poco da fare il numero 10 bianconero se non accettare. Quindi l'Alpera Merano, l'ultima azione probabilmente. Ebbene sì, era l'ultima azione, con un gol avanti di 4, 12-16 finisce il primo tempo di una partita che è iniziata, diciamo, abbastanza equilibrata, poi ha visto Siena perdersi in più occasioni, commettere forse troppi errori di comunicazione, palle perse e soprattutto tiri forzati. Sì, sì, hai detto giusto, hai visto la partita esattamente come l'ho vista io. Meno male, stiamo guardando la stessa partita. Stiamo guardando la stessa partita. Eh sì, in questo momento Duminic dovrà mettere riga i suoi atleti, perché la partita è tutta qui, come hai detto te. Palle perse o palle sbagliate, l'attacco è troppo forzato e spesso e volentieri, insomma, se sbagli poi Merano ti punisce. Quindi 4 sotto, 16-12 il primo tempo. Siena ha perso anche Umberto Bronzo, perché si è infortunato, quindi non giocherà la partita, quindi un cambio in meno, un giocatore in meno, certo, una difficoltà in più. Noi ci prendiamo una piccola pausa insieme ai giocatori e torniamo fra pochissimo. Arrivederci a tutti.
Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura.
Bentornati alla Palaestra per questo secondo tempo della, del recupero di quinta giornata di campionato tra la Ego Bolsena e l'Alpera Merano. Le squadre sono già in formazione, si parte dal 12-16 conquistato dagli avversari, dagli ospiti in questa prima mezz'ora. Speriamo che Duminic si sia fatto sentire durante l'intervallo. Conoscendo l'allenatore sicuramente sì, eh? Sì, bisogna capire se hanno percepito, certo, il messaggio, anche perché lo vedevamo prima già in panchina abbastanza, sì, sì, diciamo, io credo sia arrabbiato oggi molto. Ultimamente lo stanno facendo arrabbiare parecchio, le ultime tre partite lo abbiamo visto alterarsi più volte. Vabbè, dai, inizia il secondo tempo, speriamo che possa sciogliersi in un sorriso la sua rabbia verso la fine di questa partita. Ed è proprio l'Ego Bolsena che parte in attacco con Nikocevic, Marrocchi, l'Alpera Merano, una difesa 6-0 schierata, poi casa per Felipe Gaeta. Bellissima girella di Gaeta. Il capitano come ala, 13-16. E Max ancora in rete. La risposta immediata dell'Alpera Merano, sempre di Max Prandtner, che adesso ha lasciato il spazio a Lorenzo Nocelli con il numero 8. Casa, Nikocevic con calma, 13-17. Ancora la giro palla dell'Ego. Nikocevic lotta come sempre per mantenere il possesso. Sì, è stato dato rigore, tra l'altro c'era 7 primo metri arbitro, per Siena, sì. Prima volta pensava fosse entrata dentro la palla, invece era rimasta fuori. Beh, il fallo c'era tutto. 7 metri in mano a Pablo Marrocchi contro face to face contro Martelli. Ed entra 13-14, scusate, a 17. Meno 3 ora l'Ego. Sì, mi sembra che siano entrati in campo a un piglio diverso. Speriamo per Siena, chiaramente, non per Merano, che questo piglio duri tutto il secondo tempo. Anche per noi così vediamo una partita un po' più, vabbè, diciamo, certo, sì, movimentata, e anche per chi ci sta seguendo in questo momento in diretta su Eleve Sport. No, detto questo, Merano sta giocando un'ottima partita e si merita di essere in vantaggio. Abbiamo visto però l'ottima parata di Alessandro Leban, che si ritrova proprio la palla tra le mani. Casa, Nikocevic, ancora un errore, permette l'Alpera Merano in contropiede. Casa prova a recuperare, ma per fortuna per Siena l'Alperia non trova il gol. Petricevic, sì, bruttissimo questo errore, ma ancora palla persa, è incredibile questa moltitudine di palle perse da parte di Siena. Questa volta gli è costata cara. Gol e 2 minuti. Oh, 14-18. La rete di Martini in contropiede ha punito l'errore della Ego Siena. Sì, diciamo, ho avuto una chiamata dal babbo di Umberto Bronzo, credo volesse sapere di suo figlio, è uscito un po' zoppicante, ma niente di preoccupante, insomma. Quindi saluto Corrado che ci sta seguendo. Giustamente si preoccupa per il figlio, certo. Però noi da qui non possiamo avere notizie, ma crediamo che non sia niente di male. Grandissimo chef Corrado, Grandissimo chef. Ah, non abbiamo mai provato. Sì, grandissimo chef. Le qualità culinarie di Corrado. 15-19, intanto l'Alpera ancora conduce questa partita avanti di 4. L'Ego appare un tantino stanca, dovrebbe, diciamo,
ritrovare un po' le energie. Ci deve essere un problema tecnico, che il tavolo ha chiamato gli arbitri. Sì, perché infatti ecco, prima c'è un problema con il tabellone, perché prima segnava 15-19, ora 14-19, quindi l'Alperia è avanti di 5. Era per sbaglio, era stato dato un gol in più al Siena. Si riparte, Passini. Giro palla della Ego Siena, sempre Nikocevic, Casa, l'elevazione, lo scarico che voleva essere per Raul Bargelli, ma così non è stato, e questo permette a Prantner il contropiede e il tiro e la rete di Leo Prantner. 14-20, ancora un altro contropiede. Incredibile. Stanno veramente, Merano sta veramente dilagando con questi contropiedi, palle perse in attacco, diventa più difficile. Più 6 ora diventa sicuramente più difficile per Siena. Casa, Nikocevic bloccato, Felipe Gaeta si accentra. E... sì, ancora molto lento l'attacco, sono passaggi che si vedono in gergo. Nel senso che la difesa riesce tranquillamente a coprire. Ancora un attacco sopra il muro. E 2 minuti per Martini, se non sbaglio. Sì, per Oliver. E poi non si riesce a trovare il pivot del Siena. Già 2 volte. Sì, sì, ma perché il problema è la velocità nell'attacco. Il pivot lo puoi servire se gira palla abbastanza veloce, punti l'uomo e quindi riesci a spostare la difesa e a trovare magari delle volte il pivot libero. Se gira palla molto lenta, come sta facendo ora Siena, difficilmente riesci a trovare un uomo smarcato, insomma, soprattutto nell'area avversaria, perché la difesa si muove. Ma questa lentezza a cosa è dovuto? Secondo te manca un giocatore particolarmente alla Prantner, diciamo, particolarmente veloce? No, queste sono cose che si studiano, si lavora molto in allenamento. Quindi è una questione di lavoro e di allenamento, diciamo, fatto insieme, quindi di amalgama del gruppo. Certo. Intanto il missile del numero 19. Poi delle volte sono anche serate, quindi non è che per forza. Certo, sì, magari sono circostanziali, però è anche vero che Siena arriva da 3 partite non proprio. Forse magari un po' da condizione fisica, non lo so, io non è che. Guardo tutte le partite, ma non è che ho guardato solo Siena, quindi certo. non mi posso rendere conto se le altre partite avessero giocato in questa maniera qui. Questi sono passi. Si riparte da Alessandro Leban, poi Casa, Marrocchi. Ancora Marrocchi, ala, vedi, c'era cioè l'ala libera e non è stata servita. Esatto. Hanno fatto gol uguale. Lo fanno spesso, anche nella scorsa partita Bronzo veniva servito molto molto poco. Ma nella pallamano internazionale, diciamo, le ali vengono servite poco, e quando vengono servite però al 99% vanno al tiro. E qui c'è la situazione ideale, no? Per andare al tiro, che era liberissimo. Esatto. Questo è sfondamento. Quindi, sì. Quindi fallo dell'Alpera Merano, può partire in contropiede Passini, che solitamente è stato bloccato. Sono stato veggente, ho visto la stessa cosa che ha visto l'arbitro. Quindi per una volta eri d'accordo con l'arbitro. Sì, strano perché... Intanto Nikocevic che tiene il possesso palla e la rete ancora di Botidar Nikocevic. 3 reti di fila per il terzino montenegrino. 17-20. Sempre un grande trascinatore il numero 19, soprattutto lotta sempre con una certa presunzione e aggressività per il possesso palla, e la maggior parte delle volte riesce ad averla vinta.
Intanto Petricevic proprio riesce a trovare questo spazio tra Casa e Raul Bargelli, ma Leban non si fa trovare impreparato, quindi riparte Siena. Casa in elevazione, questa volta parata da Martelli, ancora Merano. Pasini prova a rubare la palla ma non ci riesce. Merano ora con calma. Petricevic per Prantner, per il fratello Max Petricevic. Qualche secondo di pausa, il tempo di asciugare il parquet. Sì, diciamo una partita strana, perché ogni volta che guardiamo il punteggio Siena è ancora lì dopo tutti questi errori, quindi ancora una partita in bilico. Intanto vogliamo avvisare Corrado che suo figlio è tornato, però sì, vestito sì, zoppicante sì, ma sta bene. E qui sugli spalti, qualche gradino sopra, sotto di noi. Intanto il tiro per Raul Bargelli in contropiede, da solo contro Martelli. Il gol del pivot, credo sia il primo della partita per Raul, non vorrei sbagliarmi. 18-20. Ha fatto un bellissimo gol Raul, in velocità, fino al ragazzino. Queste cose le faceva. Speriamo che questo dia un po' di entusiasmo all'Ego, che certo, sembrava un poi po', diciamo, appiattita. Ora dobbiamo essere anche neutrali e quindi speriamo di vedere una bella partita. Intanto, esatto, quello è l'importante. Prantner sta cercando di tranquillizzare i suoi, perché sono sempre stati avanti e quando sei convinto di vincere la partita e sei avanti rischi di buttarla di tanto, magari ti tranquillizzi un po' troppo. Certo, certo. E una squadra come Siena potrebbe approfittare del troppo relax. 8 minuti di questa seconda mezz'ora, Siena è ancora lì, tiene botta, 18-20. L'Alperia Merano a un certo punto era avanti di 6 reti, sembrava, diciamo, ormai andar via, ma l'Ego, come hai detto te, nonostante gli errori riesce a rimanere attaccata, riconquista il meno 2 con un bellissimo gol tra l'altro del pivot Raul Bargelli, completamente solo davanti alla porta insieme a Martelli, ha avuto la meglio. Si riparte il gioco dall'Alperia Merano, sempre Petricevic, Prantner. Petricevic, lo scambio con Martini. Stricker per Petricevic, Stricker l'elevazione e ancora un'altra parata di Alessandro Leban, salva l'Ego in Bolsena, che ora può ripartire e riaccorciare le distanze, ma l'ennesimo errore di comunicazione. Certo. Lotta Nikocevic per la palla e ancora una parata. L'arbitro però ha fischiato. C'è rigore perché il difensore si è sdraiato in aria praticamente. Ma è strano per un giocatore, parlo del giocatore del Siena, fare un errore da lì, perché un giocatore tira, non la passa a 6 metri e mezzo dalla porta. E quindi, essendo nel movimento anche verso la porta, ridarla indietro diventa difficile, difficilissimo. Ora c'è una responsabilità per Alessandro Leban, non vorrei portare sfortuna, ma diciamo che Leban è sempre molto pronto nei tiri da 7 metri. Speriamo che si confermi tale questa volta, potrebbe sicuramente regalare molto entusiasmo alla squadra. Dai 7 metri c'è Prantner pronto per tirare. Si perde ancora qualche secondo, Prantner in posizione. Il gol di Max Prantner.
18 a 21. La sua serata è tranquillo, è freddo, ha fatto la finta, gli ha messo sopra la testa. Bellissimo gol di Max. 18 a 21, riparte Siena con Ancasa, placcato il fallo su di lui. Concediamo degli arbitri. C'è un po' di fermento tra Raul Bargelli e Martini, se non sbaglio. Infatti arriva il rosso per Martini. Sì, brutto fallo di Martini, così ha visto l'arbitro, perché ha estratto il cartellino rosso. Questa precisazione mi fa credere che tu non sia d'accordo, però non molto. Strano in effetti. L'arbitro così ha deciso, quindi l'Alpera Merano per il momento in inferiorità numerica senza il numero 21 Oliver Martini. Ormai a furia di parlare di Prantner di nominarlo, anche perché sono in tre famiglie. Esatto, quindi succede. Vediamo se la Ego approfitterà di questa momentanea, temporanea inferiorità numerica. Pallone in mano a Pablo Marrocchi, Nikocevic, Casa. Marrocchi, Nikocevic, ancora Marrocchi. Si fa vedere Bargelli, ma ancora non l'ala non pallone viene... non arriva. L'ala rimane servita. Sarebbe anche scoperto, ma decidono così. Niente da fare. Niente, contrattacco Merano. Ci sono alcuni ingressi dalla panchina. Nella palla a mano spesso si usano dei difensori che poi vengono messi fuori quando la squadra è in attacco. Allora 18 a 21, 10 minuti ancora, è stato chiamato ad asciugare il parquet in ancora qualche secondo perso. Sì, superiorità per Siena, vediamo se riesce a difendere un uomo in più. Hanno messo uomo su Petrovic. E così è stato. Felipe però viene bloccato. L'arbitro dice di rialzarsi. Siena recupera la palla. Casa per Passini che trova il gol. Filippo Passini dall'ala sinistra. 19 a 21. Una rete importante per il numero 9. Il portiere si è spostato dal palo e lui ha messo tra palo e portiere. Bellissimo gol. Merano conduce 21 a 19. Importante per Merano questo tiro. Cambio di direzione di Max. Una difesa molto prepotente quella del Siena questa volta sul numero 11 dell'Alpera Merano, Andrea Stricker, poi Prantner. Stricker, però la palla va fuori. Siena è convinto che la Ego era convinta che fosse sua, ma così non è stato e quindi arriva il gol di Luca Stricker. 19 a 22. Marrocchi lo scarico per Casa, fermato di prepotenza. Un po' di confusione in mezzo al campo. Un po' di confusione in panchina perché esce e rientra Gugino. Casa, proprio Gugino per Marrocchi, l'incrocio tra i due per Casa che si prova in elevazione il tiro. Sì, questo è rigore netto. Conquista il tiro dai 7 metri. L'Alperia Merano fa la scelta di cambiare il portiere, questa volta
a difendere i pali dai 7 metri ci sarà Christianel. Hannes Christianel contro Nikocevic. Una rete importante quella che potrebbe conquistare il, e conquista il numero 19 Božidar Nikocevic, 20-22. C'è ancora un po' di confusione, sì, in panchina palla del Siena, Merano, palla persa di Merano, recuperata da Raul Bargelli e la rete, seppur sbilanciato il pivot riesce a trovare lo specchio della porta, 21-22. La risposta prova ad arrivare, la risposta della Pera Merano, però viene bloccato Stricker. Bargelli, due tiri, due gol nel secondo tempo. Molto bene per Bargelli. Non capivo cosa stesse succedendo nella panchina del Siena, perché a un certo punto erano meno un giocatore. Sì, delle volte un po' di confusione quando gli animi sono un po' accesi. Esatto, sì, si stanno un po' agitando, stanno un po' alzando l'intensità della prestazione, entrambe le formazioni, forse più da parte della Ego. Qui un'altra rete dell'Alpera Merano e del numero 11, il pivot Andrea Stricker, 21-23, sempre più due. Due minuti per casa, se non sbaglio. Sì. Credo che Dumnic sia prontissimo a chiamare il time out. Nikocevic, Passini, Siena in inferiorità numerica senza Nico Casa. Nikocevic, l'incrocio per Marrocchi, ancora Nikocevic. Marrocchi che vede Felipe Gaeta da solo, prova a trovare uno spazio ma non ci riesce il capitano. Ancora Siena, ancora Marrocchi. Nikocevic per Marrocchi, sotto mano, niente da fare. Tiro della disperazione lo chiamano questo, in appoggio, sotto mano, senza nessuna velleità. Leo Prantner prova, ma trova il palo. Adesso in contropiede di Božidar Nikocevic, che riesce a dribblare ma non trova la rete. Ma strano, anche questa, i giocatori magari non si sentono prontissimi perché tutto questo nervosismo, manca ancora 15 minuti, il tempo, esatto, è lungo. Il tempo c'è per gestirla meglio. Sono sotto di due, quindi non è nemmeno una partita, però questa vediamo e questa commentiamo. Forse un po' troppa euforia. Ancora la rete di Andrea Stricker. 21-24, nel frattempo c'è Petricevic per terra, si tocca un occhio. Contatto fisico. Sì, uno scontro di gioco, ha avuto la peggio Stricker. Esatto. Petricevic. Si riparte. Branco ha da ridire con il tavolo, però non si capisce da questa distanza su cosa. Chiede ai suoi di calmarsi perché, appunto, come dicevamo prima, ancora il tempo c'è. L'Alpera Merano è avanti di 3 in questo momento, sono 15 minuti di gioco. Fuori Petricevic.
Sì, non lo stavo osservando per capire. Sì, non ho capito. C'è, va bene, si riparte. C'è ancora un'inferiorità numerica. Ora rientra casa. Perché rientra appunto casa, proprio per lui il passaggio di Marrocchi, poi Bargelli, poi Marrocchi, poi Nikocevic, ancora casa il tiro. I due minuti di riposo a casa li hanno fatto bene, 22 a 24, Siena riaccorcia le distanze. Gioco palla, giro palla per il Peramerano. Intanto la marcatura ad uomo di Nikocevic su Prantner. Trova spazio il fratello Leo Prantner e poi il tiro e il fallo su Glišić. Ancora due minuti per Siena, continuano a giocare un uomo in meno. Nel secondo tempo Dumini ci ha cambiato difesa, ha messo spesso a uomo un giocatore sul terzino avversario. Ora che Petricevic è fuori, l'ha messo su Max. 7 metri ancora Prantner, questa volta però non beffa Alessandro Leban che para. Un tiro, un pallone importante, una parata importante che regala entusiasmo ai suoi. Ora Lego Siena, Dumnic gioca l'extra player. Nikocevic trova lo spazio. Bodiler, ancora una rete per lui. 23 a 24, Siena si riporta a meno 1. La partita si è rimessa perché a meno 1 vuol dire che i giochi si riaprono. Certo, non credevamo a fine del primo tempo che potesse esserci questo risultato. Ci stanno regalando però una bella partita, l'abbiamo chiesta e ce la stanno regalando, quindi grazie. Ora il passaggio per l'ale, ancora un'altra parata di un grandissimo in forma Alessandro Leban. 23 a 24, Siena deve ha tutto il tempo per organizzare un'azione che potrebbe permettergli la rete del pareggio. Queste poi sono azioni che hanno morale, perché ha tirato libero e la parata del portiere di solito come, da giocatore chiudi gli occhi e speri e il portiere la pari perché era totalmente libero. Casa per Felipe Gaeta, questa volta sfruttano bellissima, l'ale, poi bellissima. Bellissimo dietro la schiena Raul Bargelli si permette anche di fare questa grandissimo gol di Bargelli, questa acrobazia. Vedi cosa vuol dire il morale, 24 pari, Verano ha sbagliato un gol fatto, esatto. E Bargelli è riuscito a fare un gol dietro la schiena. Bellissimo gol di Raul Bargelli, riporta il Siena sul pareggio 24 a 24. 18 minuti, segna il tabellone, si riaprono quindi i giochi. Marrocchi per Nikocevic, ancora un passaggio per Gaeta che fino a questo momento era rimasto un po', diciamo, a guardare. Ma gli è scappata la palla. In caos, esatto. Gli è scappata la palla, sì. Glišić. Ancora un attacco per Merano, 24 pari. 10 al termine. Striker, Glišić, Prantner. Si fa vedere Glišić l'incrocio con Prantner, il tiro. Forse troppo forzato. Tiro forzato, sì. Va fuori.
Siena, questa è un'azione importante per Siena perché la possibilità di trovare il vantaggio e lo trova. Ancora Nico con Casa. Nico Casa. Siena ha ritrovato l'entusiasmo che aveva perso nei primi 10 minuti di partita del secondo tempo. 25-24 è il primo vantaggio per Siena. Prantner, Stricker, Petricevic, appunto rientrato, ancora Stricker fermato. Ora difendono anche meglio, il morale fa tanto, sì. Ancora Milano in attacco, 9 metri. Stricker in elevazione per Prantner che questa volta trova la rete. 25-25. Merano a questo punto ricuce, insegue Siena, ci riprova Passini che però non trova spazio. Martelli para. Tira sopra la testa del portiere, ma è stata abbastanza semplice la Martelli parata. Si chiude le braccia sopra la testa e non fa passare. 25-25. Prantner. Ancora un'altra parata di Alessandro Leban su Stricker, la palla per Marrocchi, lo scarico per Nikocevic che no. Qui c'era uno scarico all'ala grosso come sì, erano due, secondo me erano 2 minuti. Ogni volta che fischia l'arbitro mi guardi, ma per me erano 2 minuti. Ti guardo, certo, per avere conferma di quello che sta succedendo e un commento. Intanto Branco ha chiamato time out per la Eguen Bolsiena. Comunque c'era uno scarico, come ho detto prima, uno scarico all'ala solissima. Delle volte l'agonismo non fa vedere certe situazioni. La voglia di andare al gol, di essere, diciamo, il risolutore della situazione. Certo. Va bene così, 8 minuti e 11 che 25 tra l'altro si pronunciano molto belli, 25 pari, non possiamo che gustarceli tutti, spero che vi stiate divertendo anche voi da casa. Siena ha sicuramente ritrovato fiducia e anche un po' di carattere. Diciamo che peggio di così non si poteva giocare a palla a mano, il primo tempo veramente disastroso. C'ho il mio amico Sant'Andrea che era infatti su tutte questa, le furie. Questa frase quando la sentirà non sarà contento, ma gliel'ho già detto. Credo che vincere questa partita per la Ego sarà è importante per tutte e due, è importante per tutte e due, però sono a livello morale, a livello del morale, no, certamente, a livello proprio dell'umor, dello spogliatoio, vincere questa partita secondo certo. me farebbe più bene alla Ego che a Merano a livello proprio di gruppo. Beh, sai, ora a chi fa meglio non lo so. Vabbè, forse senza dubbio riprendere una partita che l'hai praticamente persa nel primo tempo, stavi sotto di 4, di 5 mi sembra, e vincerla ti dà morale, quello... però bisogna anche dire che chi era sopra, cioè Merano, si merita anche essa di vincere la partita. Non si parla qui di merito ovviamente, si parla semplicemente di far bene allo spogliatoio, al gruppo, visto che comunque Siena arriva da 3 sconfitte successive. Il merito poi insomma si vede alla fine, a sirena finale. Intanto Siena prova a guadagnare il gol del vantaggio e lo trova ancora lui, Božidar Nikocevic. 26-25.
giustamente l'arbitro spiega al giocatore che purtroppo sa benissimo che non può oltrepassare la linea di metà campo prima di battere la palla. Delle volte i giocatori reputano l'arbitro che fischia una stupidità, però le regole sono queste. Beh, certo, in questo caso attacca Almerano. Ancora un altro errore della Siena del sta difendendo. Siena sta difendendo e questo sta mettendo in difficoltà i tiratori del Merano. Come dicono i vecchi allenatori, le partite si vincono in difesa, quindi se non prendi gol poi prima o poi lo fai. 26-25 ancora Siena in attacco. Marocchi per casa e lo scarico per l'ala, Gaeta e la rete del capitano. 27-25, Siena si riporta sul più 2. Trova il vantaggio del più 2, la Eguen Ball Siena. Merano sta, diciamo, subendo, tra virgolette, questa carica di ottimismo e di orgoglio dei padroni di casa. Arriva la rete intanto di Petricevic. Qui Petricevic ha levato le castagne dal fuoco. Dal fuoco, perché la squadra si era un po'. Si nascondevano, diciamo. Quindi è andato a tirare un tiro in elevazione e ha fatto gol. Ha potuto farci poco Alessandro Leban. Nikocevic fermato. Ancora lui, Nikocevic per Marocchi, il tiro in elevazione. Sfondamento. Fischio dell'arbitro dice che sfondamento. Qui il Petricevic voleva fare un sottomano, non gli è riuscito e neanche il contropiede a Nikocevic. Era partito bene il numero 19, ha trovato però la traversa contro di lui. Ancora Petricevic bloccato da Marocchi. Ma io credo che dentro di sé Branco sul 27-26, palla in mano e contropiede. Quando vede questo errore si arrabbia. Di prepotenza la rete di Petricevic, 27-27. Anche Merano torna in pareggio. Da due sopra vanno in pareggio. Ancora un errore per Siena. Un errore per Siena, sì, che sta entrando un po', è sempre l'elemento morale lì, ti entri un po' in confusione e commetti errori come quello fatto da Nikocevic prima, ora da Raul Bargelli. Mancano meno di 5 minuti alla fine. 27-27, le due squadre stanno giocando fino all'ultimo. Ora ogni errore sarà determinante, perché spinta, rigore nettissimo. Fallo di Pasini su Max Prantner, l'arbitro chiama il tiro dai 7 metri. Leban cerca concentrazione perché sa che questo sarà un tiro sicuramente importante. E toccherà a Strikers, al capitano dell'Alpera Merano. Niente da fare per Alessandro Leban, 27-28, Merano si riporta avanti di 1. Partita durissima. Come piacciono a noi, come piace guardare. Attacca Siena. Attacca Siena con Ancasa, Nikocevic, Marocchi, Casa, si cambio fa vedere Bargelli. Gol. Gol.
la rete di Nico Casa. Mancano 3 minuti e 20 e ora Siena potrà difendere con la superiorità numerica perché Max è stato mandato fuori per 2 minuti. Allora, il tabellone non lo segna, ma dovrebbero essere in pareggio 28-28. Sì, sì. Però come prima, anche ora ci sono dei problemi tecnici al tabellone. Ecco, ora sistemato il punteggio 28-28. Milano sta organizzando. Intanto ecco la marcatura uomo di Raul Bargelli su Petricevic. La parata di Alessandro Leban sul tiro di Glišić e la rete poi. Io credo che Alessandro Leban da una parte e Max Pratin dall'altra siano i migliori giocatori in campo. Alessandro non è la prima partita che fa a questi livelli, assolutamente no, è un ragazzo che lo scorso anno è cresciuto molto anche a fianco di Vito Fovio, ha preso e quest'anno sta regalando delle bellissime prestazioni. 29-28, time out chiamato da Prantner sul 27esimo minuto e poco più. Siamo tutti in attesa di vedere gli ultimi 2 minuti e mezzo, in fibrillazione per questi ultimi 3 minuti scarsi di partita. Te pensa che Beppe Tedesco mi parlava di Alessandro già 4-5 anni fa, perché Alessandro viene da Bologna e mi ha sempre parlato bene, e la partita di oggi sta a significare, insomma, che ancora una volta Beppe ci ha visto lungo. Assolutamente sì, anche molto disciplinato come giocatore, molto inquadrato. Per fare professionista comunque devi essere una persona inquadrata, non seria. Non è scontato, però. Vabbè, ma calcio non è sport, dai, è business. Si riparte. Gustiamoci, ve lo consiglio, voi da casa, questi 3 minuti scarsi di una partita febbricitante negli ultimi 10 minuti, 10-15 minuti, 29-28, Siena è avanti di 1. Ora in attacco c'è l'Alperia Merano. Pratner ha spiegato ai suoi come attaccare, come fare questo attacco, vediamo se lo fanno alla perfezione. Sì. Scavalcamento e non gli riesce perché Casa dice no. Striker Petricevic, Striker. Sì, diciamo, questo è un po' per riorganizzare le idee, sono in parità, è andata addosso alla difesa per prendere fallo. L'arbitro ha alzato la mano per il passivo. La palla va fuori, deviata da Felipe Gaeta. Siena sta difendendo. Ora devono andare al tiro velocemente. Chiamato passivo. Chiamato passivo, quindi niente da fare per l'Alperia Merano. Alessandro Leban dice di stare calmi ai suoi perché 1-15, 1-10, palla in mano, uno sopra. Quando te ancora non eri nata, ma nella vecchia palla a mano dove non c'era l'obbligo, cioè ti potevi giocare a oltranza, la partita, i vecchi lo sapranno, la partita era finita, un minuto dalla fine, palla a mano. E qui nel frattempo stava succedendo praticamente di tutto, tra cui il fallo di Nikočević che si becca i 2 minuti dall'arbitro, Petricevic a terra. Non ci sta, Nikočević non ci sta.
per lui praticamente la partita finisce qui, perché mancano pochissimi secondi al fischio finale, la palla in mano all'Alperia Merano. Palla che scotta, eh? È bollente questa palla e in mano ce l'ha Stricker. Chi tira? Mi stai chiedendo a me chi tira, ma io direi butterei su Prantner, però non lo so. Non lo so. Petricevic, Prantner, Max Prantner, e poi Petricevic, Leo Prantner, Petricevic ancora, Stricker. Sena sta difendendo con Sena i denti. Sena sta difendendo, Petricevic, sfondamento. La panchina sta già esultando perché mancano praticamente 7 secondi. Time out per quanto riguarda Siena, credo, perché c'è un po' di confusione. Sì, c'è un po' di confusione perché in realtà stanno già festeggiando, ma va bene così. Mancano 4 secondi, time out strategico di Dumnic, 29 a 28. Si può dire che è finita? O no? No. Non si sa, pallamano non si sa mai. Il bello della pallamano è anche questa, la partita non finisce mai. Dicevi prima comunque, perché poi siamo stati interrotti, quando io ancora non ero nata si giocava ad oltranza. Sì, no, le regole erano diverse chiaramente, e quindi siccome non c'era la regola dei 20 secondi, no? del tenere palla, quindi si poteva andare ad oltranza, cioè ne buscavi a oltranza, ti picchiavi ad oltranza, ma te il pallone non lo lasciavi mai. Quindi gli ultimi 2-3 minuti, uno sopra, palla in mano, spesso la partita finiva a cazzotti, a botte, continuamente 9 metri a ripetizione fino alla fine del tempo. 4 secondi mancano, 4 secondi, il possesso palla e del Siena. Certo. Credo. Non capivo. E finisce qui questa partita combattuta fino all'ultimo. Sì, è finita anche in maniera rambolesca, perché 29 a 28. È finita, esatto. La palla fuori, non sapeva l'arbitro cosa fare. Per fortuna ha salvato dall'imbarazzo la sirena finale, 29 a 28, una partita che fa bene al morale dei padroni di casa, che hanno ritrovato infatti negli ultimi 15 minuti il coraggio, un po' di fiducia, trascinati da un impazzito Raul Bargelli e soprattutto... Grandissima partita di Raul Bargelli. Sì, assolutamente sì, e soprattutto anche da non saprei come definirlo, Alessandro Leban, trovate l'aggettivo per Alessandro Leban. Ma delle volte gli allenatori, vedi, fanno dei cambi per trovare il portiere del miracolo, e stasera l'hanno trovato, perché Alessandro non ha fatto entrare una mosca, e quindi bene per Siena, dispiace per Merano. Assolutamente sì, fatto un'ottima merito partita. Anche a Merano, un'ottima partita, soprattutto anche di Max Prantner. Sì, diciamo che si sono dati un tempo per uno, no? Nel primo tempo ha giocato molto meglio Merano, nel secondo tempo molto meglio Siena. Nel primo tempo Siena ha perso un sacco di palloni, come nel secondo tempo Merano ha perso un sacco di palloni. Sta una partita combattuta, ad armi pari, infatti il risultato dimostra che le squadre sono, diciamo, simili e di ugual misura. Certo, assolutamente sì. 29-28 con l'ultimo gol praticamente allo scadere, quindi, però bellissima partita. Tra l'altro lo stesso punteggio con cui Siena ha perso a Pressano, certo, sabato scorso, 29-28, e finisce qui quindi questa giornata di recupero. Sabato prossimo una partita molto importante per Siena, una partita difficile, perché ospiterà Conversano, che sta facendo un bellissimo campionato, un bellissimo percorso, e dall'altra parte però anche Merano sarà impegnato in una partita difficile, perché giocherà contro Sassari. Quindi sì, sono due fortissime, quindi è chiaro che praticamente incontrano le prime della classe per ora, esatto. Quindi saranno due partite importanti e vedremo, insomma.
Intanto vediamo Siena festeggiare, questo fa sorridere perché Siena ritrova la vittoria, il gusto, il sapore della vittoria dopo tre partite amare, due di European Cup, una di campionato, l'ultima quella contro il Bressano. Noi salutiamo chi ci sta ascoltando, che però invito a rimanere sintonizzati su Eleven Sport perché ci saranno le interviste del post partita. Grazie per essere stato con me, Massimiliano, spero di ritrovarti. Io ringrazio te, Teresa, è stata piacevolissima. Grazie. E niente, alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti voi e rimanete con noi. Ti hanno invasato di messaggi. Corrado immagino ci abbia risposto, no? Allora non mi ha chiamato, ma si vede che... Ti ha sentito, certo. Bene, vado a fare. Dai, Teresa, io ti saluto. No, grazie mille, quando vuoi... Dove si fa roba? Prova 1, 2, 3.
Là. Vedi se è acceso? È acceso, Rob, mi senti? Prova, prova, prova. Dove ti metti? Dimmi. Sì. Registra, registra. Registra, registra. Posso andare? Siamo in diretta, quindi chiedo di fare silenzio. Siamo con Alessandro Leban, sicuramente tra i migliori in campo. È stata una bellissima partita da parte tua, hai salvato varie occasioni. Qual è adesso la sensazione e soprattutto che importanza ha questa vittoria dopo tre partite difficili per lei? È un'importanza incredibile. Sono, penso, poche le partite che durante la regular season abbiano un peso così, così importante. Venivamo da tre sconfitte che non ci sono piaciute per niente. Ok, lasciamo da parte le due in Europa. Sabato scorso dovevamo fare sicuramente meglio, avevamo le carte in regola. È una sconfitta che ci sta molto stretta ed era importantissimo riprendere subito il cammino che avevamo prima della sosta. E così è, siamo contentissimi, sono contentissimo. Non era facile, loro sono una squadra organizzatissima, fortissimi, molto giovani che però sanno stare benissimo in campo e niente, siamo veramente contenti. Cos'è che ha fatto la differenza e cos'è che vi ha fatto, diciamo, cambiare dal primo tempo al secondo tempo? Abbiamo visto due ego completamente diversi. Ma non lo so, sinceramente il primo tempo magari siamo non più rilassati, però non eravamo così concentrati. Avere un brusco risveglio di questo tipo, no? Cioè, nel senso, fine primo tempo sotto di 4, in spogliatoio abbiamo ritrovato l'energia, abbiamo ritrovato la concentrazione, siamo rientrati in campo super motivati e niente, per fortuna siamo riusciti a fare un più 5 di parziale nel secondo e vincerla. Nonostante anche le difficoltà, insomma, un giocatore si è fatto male, già siete abbastanza corti in questo periodo. Sì, in questo periodo siamo veramente corti, anche in allenamento soffriamo alcune assenze, l'infortunio di Bronzo non ci voleva per niente, sia per il morale che anche proprio a livello numerico, non ce lo possiamo permettere, speriamo sia una cosa meno grave di quello che sembra, io adesso non ho idea di come stia adesso Umberto, e niente, speriamo di riaverlo presto e comunque questa vittoria va anche a lui, che è sempre fondamentale quando gioca. Grazie. Coach, eravate partiti molto bene, a un certo punto anche in controllo della partita, poi cos'è successo? Adesso devo pensare bene quello che dico, ma sicuramente anche da parte nostra c'era un calo secondo tempo, primo tempo penso che abbiamo giocato veramente bene, secondo tempo non so cos'è successo, noi abbiamo continuato il nostro lavoro ma non tutti e quindi alla fine io penso che avevamo la partita in mano e ci è sfuggita di mano e alla fine è andata come è andata, ma sono molto deluso come è andato, io sono molto contento con la mia squadra, devo dire, devo dare rispetto a questi ragazzi che oggi sicuramente meritavano un po' di più. Il deluso quindi si riferisce a qualche decisione arbitrale oppure... Ma per questo faccio giudicare altri perché io penso che giocando di un mercoledì dove tutto il campionato è fermo magari si potrebbe anche mandare una coppia arbitrale, diciamo, che merita questa partita. Ma capisco che anche altri devono fare esperienze, però oggi sicuramente non era il caso.
Grazie. Branko Dumnic, 29-28, lo stesso risultato di sabato scorso, ma capovolto questa volta, quindi Siena riesce a vincere, a ritrovare la vittoria dopo tre sconfitte consecutive, due della European Cup, ma comunque tre. Eh sì, è vero, ma anche oggi è stata una partita dura, durissima, abbiamo iniziato bene fino a 6-4 per noi, dopo abbiamo forzato un po' tiri, infortunio di Umberto, siamo andati sotto dei 4 primo tempo. Secondo tempo lo stesso, abbiamo iniziato un po' così, ma prima di tutto devo fare complimenti ai ragazzi oggi per voglia, grinta, e hanno vinto con cuore oggi questa partita. Sarà durissima, siamo andati anche sotto di 6 e alla fine siamo riusciti a vincere, era importante vincere, quello conta. Ecco, sei già riuscito a capire cosa è successo a bronzo, quali sono, diciamo, qual è l'entità dell'infortunio? E vediamo, speriamo che non è niente grave, ma vediamo ora, non possiamo dire niente, si deve fare una risonanza credo e poi si vedrà. Spero che non è niente di grave, non si è gonfiato il ginocchio, speriamo bene. Coach, ma eravate sotto anche di 6 senza un giocatore titolare, con cambi insomma risicati, diciamo così. Cosa che tasto hai toccato per far avere questa reazione alla squadra? Che cosa puoi toccare? In quel momento devi cercare di fare tutto per convincere i ragazzi, questo ho detto anche in intervallo, dobbiamo essere convinti che possiamo anche vincere la partita. E insistito tutto secondo tempo proprio per questo. Mi mancano ora un po', trasmettere voglia, grinta, e che hanno messo alla fine proprio, e grazie a questo abbiamo vinto la partita.